chiamava Basilio Albertini, il taglialegna, vittima di un infortunio mortale nei boschi sopra Quarnasopra. La rappresentanza dei sindaci dell'ASL divisi sul giudizio dell'operato del direttore Caruso, 3 voti a favore, 1 astenuto, 1 contrario. Ha aggredito l'ex marito e la nuova compagna di lui, poi ha danneggiato i mobili della loro casa, donna denunciata per maltrattamenti. Sebastiano Mandica è il terzo candidato a sindaco di Villa d'Ossola e alla guida della lista Indipendenza Civica. Sabato sera al Palazzo dei Congressi di Stresa il concerto del chitarrista David Russell, che torna in Italia dopo 3 anni di assenza. Una Igor irriconoscibile perde 3-0, gara 3 della finale scudetto con Conegliano, che domenica va al match ball al Palaverde di Treviso. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura alla cronaca cominciamo col raccontarvi quanto successo nella mattinata di oggi nei boschi dell'Accusio, dove un uomo ha perso la vita, Basilio Albertini, figura molto nota peraltro nell'Accusio per il suo impegno all'interno delle penne nere. È Basilio Albertini, 75 anni, ex meccanico della Lessi, ora in pensione, volto noto in città perché persona molto attiva all'interno del gruppo Alpini Omegna, la persona morta a Quarnasopra oggi, mentre in compagnia del figlio stava tagliando alcune piante in località Alpecroso, appena sopra il paese. Saranno le indagini dei carabinieri di Omegna ad accertare l'esatta dinamica di quanto successo. A dare l'allarme alla centrale del 118 è stato il figlio dell'uomo. Nella concitazione del momento qualcosa pare non abbia funzionato a dovere. I soccorsi, a causa di un difetto di comunicazione, sarebbero arrivati in ritardo. La prima ambulanza, giunta sul posto dal fondovalle, ha avuto problemi ad individuare il luogo del sinistro. Solo il provvidenziale incontro con un agricoltore della valle ha permesso all'equipaggio del soccorso di individuare l'area, inaccessibile però al mezzo. Vista la situazione, i soccorritori hanno richiesto l'intervento della medicalizzata del 118. Le condizioni dell'infortunato sono apparse subito gravi, tant'è che Albertini sarebbe spirato poco dopo. Anche su questo fatto le indagini dovranno fare luce. Intanto il sindaco di Quarnasopra, Carlo Quaretta, ha chiesto venga fatta chiarezza. «Ho forti perplessità sulla macchina dei soccorsi, qualcosa non ha funzionato», ha dichiarato. È di Andrea Piana, originario della Vallestrona. Il corpo privo di vita ritrovato ieri pomeriggio nei boschi di Carpignano Sesia. A scoprire il cadavere un pastore. L'uomo ha subito allertato i carabinieri di Fara Novarese, che sono intervenuti sul posto. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma ormai per il 35enne non c'era più nulla da fare. Il medico legale infatti ha solo potuto constatare il decesso. Il suo corpo è stato ricomposto all'obitorio dell'ospedale maggiore di Novara a disposizione del magistrato, che ne ha disposto l'autopsia. Andrea Piana viveva a Fornero con l'anziana madre, una vita travagliata, quella della giovane che in passato aveva avuto anche alcuni problemi con la droga. Sarà però l'autopsia a fare luce su quanto successo. Ora parliamo di sanità, perché martedì c'è stata la riunione della rappresentanza dei sindaci dell'ASL. Sentiamo la cronaca dei lavori. È tornata a riunirsi la rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO nel tardo pomeriggio di martedì. È stato giudicato il mandato del direttore generale Giovanni Caruso, che il prossimo 31 maggio lascerà l'ASL VCO, ma soprattutto si è parlato di ospedale unico, indicato dallo stesso Caruso il nuovo cronoprogramma. Entro fine maggio SCR decreterà quale dei 3 progetti presentati è il più idoneo. A giugno la proposta di SCR verrà valutata dall'azienda sanitaria in base ai suoi bisogni. Nel momento in cui ci sarà la scelta del progetto, anche la rappresentanza si riunirà e subito dopo verrà convocata la conferenza dei sindaci. Le tempistiche e le modalità di lavoro non hanno soddisfatto appieno i 2 sindaci ossolani della rappresentanza, ovvero Lucio Pizzi di Domodossola e soprattutto Alberto Preioni di Borgo Mezzavalle. Non se ne può più di semplici parole, ha detto quest'ultimo. Abbiamo bisogno di documenti concreti. Il nuovo cronoprogramma mi pare ricco di incognite e probabilmente non verrà rispettato come quelli che l'hanno preceduto. E poi non si è ancora pensato a cosa fare delle strutture ospedaliere esistenti. Come Lega restiamo dell'idea che bisogna potenziare ciò che attualmente c'è sul territorio.
Nel momento del giudizio sull'operato di fine mandato di Caruso, la rappresentanza si è divisa. Voti favorevoli del presidente Gianni Morandi di Gravellona Toce, di Silvia Marchionini di Verbania e di Giacomo Archetti di Vignone. Astenuto Pizzi, contrario Preioni. Stimiamo le competenze e le qualità di Caruso, ma gli obiettivi del suo mandato non ci trovano favorevoli, hanno affermato i due sindaci ossolani. Il mancato voto positivo ha acceso un po' gli animi. Dovete giudicarmi per cosa ho fatto, non per gli obiettivi che mi sono stati imposti da altri enti, ha replicato Caruso in chiusura di riunione, aperta anche ai referenti dei tre presidi sanitari, presente solo Giandomenico Albertella per il Verbano, assenti Giorgio Ferroni per l'Ossola e Roberto Neri per il Cuso. Si è iniziato a ragionare per un cambio di regolamento per far sì che non accada più di avere una rappresentanza senza una delle tre città simbolo della provincia. E proprio a tal proposito, già nel 2019 si vorrebbe reintrodurre Romegna, anche perché tre delle cinque amministrazioni dell'attuale rappresentanza scadranno: Gravellona Toce, Verbania e Vignone. Una donna di origine kazaka di 41 anni è stata denunciata dalla polizia per maltrattamenti. Che cosa è successo? È andata a casa dell'ex marito e ha malmenato il marito e poi ha danneggiato anche i mobili della casa. Il marito l'ha lasciata, lei lo aggredisce. La polizia ha denunciato per maltrattamenti una donna di 41 anni, kazaka, a K le sue iniziali, residente a Verbania. Intorno alle 23 di sabato si è presentata a casa dell'ex coniuge, dal quale si sta separando e che vive con una nuova compagna. Non appena questa ha aperto la porta, lei si è precipitata dentro, ha insultato lui e la nuova compagna e ha iniziato a prendersela con mobili e su pellettili, danneggiando e distruggendo tutto quello che le capitava a tiro. Sul posto è arrivata la volante della questura. Ai poliziotti l'ex marito ha detto che solo pochi giorni prima la donna lo aveva anche aggredito fisicamente. La 41enne è stata quindi denunciata per violazione di domicilio e maltrattamenti nei confronti dei familiari. E sempre sabato sera, intorno alle 21, è giunta alla sala operativa della questura la segnalazione del furto di una Suzuki di proprietà di Acqua Novara VCO. Alla guida c'era ancora una volta un uomo già noto per questo genere di reati. Gli agenti sono andati a casa sua, gli hanno chiesto dove fosse l'auto. Dopo aver un po' tentennato, l'uomo ha confessato di averla rubata e di averla parcheggiata in via Cadorna. Il mezzo è stato restituito ai legittimi proprietari e lui è stato denunciato per furto aggravato. Diceva di essere un disabile e si lamentava che il comune di Milano non lo aiutasse. Ora mi hanno tagliato anche il gas e la luce, spiegava alla gente e chiedeva soldi. L'uomo aveva messo un banchetto per la questua davanti l'ingresso dell'ospedale San Biagio a Domodossola. La polizia municipale è intervenuta identificandolo. Lui, dopo una breve discussione, si è allontanato maldicendo chi aveva chiamato i vigili. La polizia municipale potrebbe ora procedere a suo carico, infatti l'uomo residente in un comune dell'Interland milanese è risultato avere precedenti per truffa. Se la gente trova persone sospette davanti all'ospedale o altrove, ce lo segnali, interverremo subito, dicono dal comando della polizia municipale domese. Ora invece parliamo di elezioni a Villa d'Ossola. Va completandosi la mappa elettorale del terzo centro ossolano. Questa sera conosciamo il programma di Sebastiano Mandica. Siamo noi la vera e unica lista civica in campo. Non abbiamo segreterie di partito alle spalle né studi tecnici. Così esordisce Sebastiano Mandica, 38 anni, candidato sindaco a Villa d'Ossola con la lista Indipendenza Civica. Laureato, insegnante al Magia di Stresa, impegnato nell'autolavaggio del padre in via Bianchi, Mandica detta le linee del gruppo che vanta già un'esperienza amministrativa tra il 2008 e il 2013 con un consigliere comunale dell'allora gruppo Amici di Villa. La presentazione avviene con Paolo Riva ed Emanuel Marian che sono al suo fianco. Pensiamo di conoscere molto bene le dinamiche amministrative. Villa d'Ossola è particolare all'interno dell'Ossola, che è particolare all'interno della regione Piemonte. Tu hai toccato un tema grossissimo per Villa, le aree dismesse. Le aree dismesse sono un problema grossissimo perché ci sono problemi che riguardano decine di migliaia di metri quadrati del nostro territorio. C'è un problema di smantellamento, un problema di bonifica, un problema con la proprietà per negoziare questo smantellamento e queste bonifiche. Nel corso degli ultimi 10 anni i progetti emersi sono stati tutti accantonati o
si sono palesati poi irrealizzabili. Io ricordo quel plastico fatto dal Politecnico, mi pare, di Torino, che insomma era stato un pochino buttato lì, ma che è assolutamente irrealizzabile. Bisogna parlare di un vero e proprio casovilla da portare a livello nazionale. Qui deve intervenire il Ministero dell'Ambiente. Annuncia che raccoglierà le firme in municipio per la presentazione della lista, che sarà poi resa nota in una serata alla fabbrica il 19 maggio dopo una serie di assemblee pubbliche che il gruppo terrà in città. Dopo la nota ufficiale di Forza Italia in cui viene annunciato il sostegno alla candidatura di Gian Domenico Albertella come sindaco per il centrodestra alle elezioni del 2019 di Verbania, interviene ora il consigliere comunale del club Forza Silvio, Michael Immobilli. Si precisa ancora una volta che a Verbania, dice, non esiste nessun coordinamento cittadino di Forza Italia, in quanto nel BCO Forza Italia è stata commissariata nel 2019. 15. Il club Forza Silvio Verbania è l'unico organo ufficiale che fa capo a Forza Italia e aggiunge: personalmente riteniamo il sindaco oggi di Cannobbio e consigliere provinciale Albertella persona adatta a ricoprire il ruolo di candidato di centrodestra. Per noi è necessario un confronto fra le forze politiche, chi gioca con ambiguità non fa il bene della città, precludendosi ad altri appoggi politici e alla società civile. Ed ora parliamo di una nuova truffa informatica messa a segno ai danni di un cittadino del BCO, dunque attenzione agli acquisti online. Un altro caso di truffa informatica scoperta dalla polizia. Un uomo nei giorni scorsi ha denunciato alla questura di aver acquistato online un computer. Il venditore diceva di chiamarsi Ben e parlava con marcato accento portoghese. Il PC era stato messo in vendita su eBay a 350 euro. La vittima aveva ricaricato la postpay del venditore con l'intero ammontare, ma il pacco con il computer non arrivava. I poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario della carta ricaricabile sulla quale era stato effettuato il versamento. La titolare era una cittadina brasiliana 53enne residente a Parma. L'utenza telefonica del fantomatico Ben, che non si chiama Ben, apparteneva a un 21enne, anch'egli brasiliano residente a Parma. La donna era stata già denunciata per il reato di truffa, mentre il ragazzo aveva nel suo curriculum un arresto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. I due sono stati entrambi denunciati per truffa in concorso. Il 25 aprile a Premosello Chiovenda ha visto l'inaugurazione del nuovo parco giochi vicino al cimitero e poi c'è stata anche la benedizione del monumento dedicato a una figura simbolo della resistenza nelle nostre valli di Onigi Superti. Intanto prosegue la vicenda giudiziaria relativa all'ex parco giochi di Via Milano, questione che si era guadagnata le cronache nazionali suo malgrado. Taglio del nastro del nuovo parco giochi di Premosello Chiovenda, riqualificata l'intera area tra il cimitero e la chiesa di Sant'Agostino, con un investimento di circa 60.000 euro. Si tratta di fondi frontalieri che l'Unione Montana destina ai comuni. La cerimonia ieri in concomitanza con le celebrazioni per il 25 aprile. Lo scorso agosto la chiusura obbligata per le note vicende giudiziarie dell'area giochi di Via Milano. Da qui la decisione di dare un nuovo volto allo spazio vicino al cimitero e trasferire qui i giochi smontati, aggiungendone altri. La zona verde è stata anche ampliata. In 8 mesi siamo arrivati al nuovo parco giochi per i nostri bambini alla vigilia della bella stagione e qualche giorno prima della mia comparizione davanti al GIP, spiega il sindaco Giuseppe Monti. Già perché la posa di panchine a margine della discussa area verde di Via Milano aveva portato alla denuncia del primo cittadino, archiviata a gennaio dal PM, cui ha fatto seguito il ricorso della controparte. Così il 3 maggio Monti dovrà tornare in tribunale. Udienze anche il 29 maggio. Sempre la controparte per Via Milano ha fatto opposizione denunciando la mancata rimozione della staccionata e dei pali dell'illuminazione e il 5 giugno in corte d'appello. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, proseguiamo nella lotta, sottolinea Monti. L'obiettivo è ridare quell'area giochi al paese, magari con attrazioni a tema diverse. Molto partecipata, al di là delle previsioni, anche con tanti bambini, ha specificato il sindaco, la cerimonia di ieri. Ai piccoli è stato donato il fazzoletto verde della divisione Valdossola, capitanata da Dionigi Superti, sepolto nel cimitero di Premosello. Pier Antonio Ragozza è stato l'oratore ufficiale, presenti le associazioni di volontariato e la
la Proloco, l'Ampi, la Casa della Resistenza, gli Alpini, i Carabinieri e la medaglia d'argento Luigi Fovanna. Benedizione da parte di Donezio del monumento a Superti e scoprimento della targa in sua memoria. Anche la zona attorno al monumento è stata sistemata. Scoperta anche la nuova targa che ricorda l'intitolazione del piazzale del parco giochi al battaglione Intra. Le donne del parco alla fine hanno curato il rinfresco. E ancora atto vandalico nella notte a Verbania, la corona di alloro posta presso il monumento sul lungolago di Intra in occasione delle celebrazioni del 25 aprile è stata gettata nel lago. Stamattina alle 8 l'avvistamento e la segnalazione alla sindaco Silvia Marchionini da parte dei dipendenti della navigazione Lago Maggiore. La corona è stata quindi recuperata dagli operai del comune. E ora apriamo la pagina dedicata agli eventi sul territorio perché Stresa si conferma meta di grandi eventi, conferma anche la sua vocazione ad ospitare eventi musicali di livello. Così sabato alla Pala Congressi ci sarà il concerto del chitarrista di fama internazionale David Russell. Mancava dal nostro paese da 3 anni il suo ultimo concerto a Roma nel 2015. David Russell, un mito della chitarra, a Stresa per 5 giorni, appuntamento con un suo super concerto al Palazzo Congressi alle 21 sabato. Chi è David Russell? Allora, il chitarrista scozzese David Russell è il nome che abbiamo nel mondo della chitarra classica, è il nome, diciamo, il più importante che abbiamo. David Russell è il chitarrista che fa concerti in tutto il mondo nelle sale più prestigiose. Adesso negli Stati Uniti lui ha fatto penso 5 concerti, iniziando da Atlanta, passando a Chicago, Miami, poi è andato nel Canada, a Toronto e Vancouver, dove le sale erano molto prestigiose, no? Sulle sponde del Lago Maggiore, che cosa l'ha spinta a Stresa? Ho venuto qua perché è un grande piacere essere qui, è meraviglioso, prezioso, e sto qui con tutti gli allievi e dopo il sabato faccio il concerto. Infatti non ci sarà solo il concerto ma anche un masterclass, quanto è importante avvicinare i ragazzi alla musica classica? Sì, i ragazzi già siamo qua e sono veramente bravi e io credo che sarà un piacere insegnare tutto quello che posso per loro e però voglio dare un'ispirazione, conoscimenti tecnici, musicali, musicologici, eccetera. Il concerto come si strutturerà? Sarà in 2 parti, ho un programma molto variato con musica del barocco, dall'epoca adesso, vari brani che hanno scritto i compositori questi anni. Uno sarà la prima esecuzione in Italia, l'altro è un brano da Il Camino de Santiago, ispirato alla musica antica, però in un linguaggio moderno. Quanto piace a Russell l'Italia? Mi piace molto, mi piacerebbe poter visitare di più, però vengo ogni vari anni e sto qui, ho molti amici e conosco quasi tutti i chitarristi, e sempre ritorno. Ora lo sport, in primo piano il volley con la sconfitta della Igor contro Conegliano, vediamo com'è andata. Novara perde male gara 3 della serie finale scudetto e allora si trova spalle al muro, una serie che si complica pesantemente, un 3-0 senza discussioni, quello con cui la Imocco Conegliano si è imposta sul campo di Novara, nonostante i 4.000 e oltre spettatori che hanno gremito il Pala Igor per cercare di spingere Novara al sorpasso nella serie, per cercare di portare l'inerzia della finale dalla parte della squadra di Barbolini. La squadra di Barbolini invece non ha davvero saputo interpretare nella maniera corretta la partita, un approccio completamente sbagliato, ma non soltanto l'approccio, perché tutta l'interpretazione della gara è stata sbagliata da parte delle ragazze di Novara, che hanno subito in avvio un pesantissimo parziale, un 25-12 addirittura nel primo set, con tantissimi errori, addirittura 5 al servizio per Piccinini e compagni, e poi qualche timida reazione, ma un secondo set ancora dominato da Conegliano e chiuso 25-19, poi
ancora 25-19 nel terzo, l'unico set parziale in cui Novara ha avuto la forza di portarsi anche avanti, si era portata anche sul 9-6, poi ha subito però un pesantissimo break di 7-2 con cui Conegliano ha portato definitivamente l'inerzia della gara dalla propria parte. E dire che Conegliano era stata anche molto sfortunata proprio nei primissimi scambi del secondo set, un brutto infortunio occorso a Raffaella Folì, fino a questo momento assolutamente la migliore in campo, la centrale, dopo aver messo a segno una fast è caduta male sul ginocchio sinistro, per lei probabilmente una brutta distorsione, speriamo nulla di più grave per lei, per Conegliano e ovviamente anche per la nazionale che quest'estate la attende protagonista. Protagonista sono state invece per questa sera Samantha Fabris e Samantha Brissio, le due schiacciatrici di Conegliano hanno fatto e come la differenza, ma soprattutto l'hanno fatta i tantissimi errori, addirittura 21 commessi da Novara in soli 3 set, Novara che avrà di che riflettere aspettando la gara di domenica a Treviso. Adesso si tratta di cercare di compiere la stessa impresa a campi invertiti, proprio sul campo della Imoco. Sarà davvero un'impresa ardua per la squadra di Massimo Barbolini, che però nel corso di questa stagione ha dimostrato di saper battere Conegliano, di conoscere le armi per avere la meglio sulla Imoco. Dovrà davvero disputare però la partita perfetta per ritornare qui al Pala Igor e giocarsi lo scudetto alla bella con il vantaggio del fattore campo. Ed ora le bocce con Possaccio che vola a Roma sognando il tricolore nella raffa. Per dirla alla Gianni Brera, vate ineguagliabile di noi tutti, piccoli scrittori di sport, il Lugete Veneres Cupidinesque in Morte del Passero dell'Amata va mescolata stavolta all'epos carducciano dei Giambi e dei Podi. E allora io trionfo e Possaccio, tutti a Roma. Infatti sabato la squadra del presidente Dario Mazzolini ha battuto 2-0 la bocciofila Granzette di Rovigo, diventando una delle 8 migliori società tricolori di Raffa, il che la spedisce di diritto a Roma il 19-20 maggio al Centro Federale dell'Eur per le finali. Ha vinto l'individuale Max Chiappella 8-0 e 8-7, mentre in contemporanea la terna Angelini Biancotto Colombo pareggiava. Lo stesso capitano ha poi vinto anche la coppia insieme a Biancotto 8-5 e 8-2. Da tanti, troppi anni non capitava, dunque trionfano Chiappella, Biancotto, Angelini, Colombo, Tosi ed Albini e con loro il direttore tecnico Antonio Riva, un risultato che rilancia e conferma la specialità della Raffa nel VCO. Domenica invece ottimo successo all'Ampi di Crusinallo per il primo trofeo della scuola bocce, con 18 dei piccoli iscritti alla scuola del comitato che si sono affrontati in 4 incontri di terna, sostenuti da un numeroso pubblico. Per la prima volta dopo tantissimi anni i campi omeniesi vedevano i bambini giocare tutti insieme. Gli istruttori si riuniscono il mercoledì e venerdì nelle sedi della scuola bocce a Crusinallo e Trobaso. In particolare si prodigano l'insegnamento Pier Giorgio Trisconi e Moreno Minuzzo. A Crusinallo presenti il responsabile del settore giovanile Sergio Tosi ed il presidente del comitato Mauro Covini, che ha ricordato: questo è solo l'inizio, la prossima stagione collaborando con la Lombardia stenderemo un calendario condiviso per inserire delle gare ufficiali anche sul nostro territorio. Si è chiusa mercoledì all'Ampi di Crusinallo la classica gara Gran Premio della Resistenza giunta alla 40ª stagione. Ha vinto Omar Martinoli della Bottinelli di Vergiate 12-10 sul valido Walter Guglielminetti della Stella, terzo Emanuele Porta della Baragese, quarto Walter Gianello della Vertese. La sera prima alla bocciofila di Borgomanero la gara di coppia ha visto la vittoria del duo Fiorenzo Bolzani e Massimo Molinari dell'Alto Verbano davanti a Crenna e Tognolo della bocciofila Agrate, al terzo posto Gigi Martinoli e Massimo Combi della Bottinelli di Vergiate. Il primo maggio si chiude la gara di Trobaso, il 5 è quello della Baraggia, entrambi di coppia. E per chiudere un saluto, un addio al simpatico irascibile Mario Pecora, che se n'è andato per sempre. Sit tibi terra levis, Mario, come direbbe il già citato Gianni Brera. Ora l'atletica, perché Verbania nella giornata del 25 aprile ha ospitato il meeting della Liberazione, la festa dello sport. Organizzato in modo congiunto dalle due società Fidal di Verbania, Avis Marathon Verbania e GAV Gruppo Atletica Verbania, è stato un grande successo il quinto meeting della Liberazione, manifestazione regionale di atletica leggera in pista, svoltosi ieri presso il campo Verbatron di Verbania Pallanza. La gara era valida anche come prova del campionato provinciale Fidal VCO promozionale e Coppa Esordienti. Numeri eccezionali di partecipazione con 12 società presenti e grandi prestazioni da parte di molti atleti. Si è iniziato il mattino alle
alle 10 e terminato con le premiazioni alle 12.30 nelle categorie esordienti, qui 5 anni e scuole elementari, con oltre 120 iscritti che si sono cimentati sulle tre prove previste, corsa, salto e lancio, i piccoli competitori premiati tutti con lo stesso riconoscimento, una bella medaglia ricordo. Al pomeriggio poi le gare agonistiche vere e proprie. Qui ci sono stati 300 atleti gara iscritti nelle categorie provenienti, oltre che dalle province di Novara e del BCO, da Biella, Torino, Vercelli e anche dalla Val d'Aosta e Lombardia, categorie che vanno dai ragazzi ai cadetti, agli allievi e agli assoluti. Il programma prevedeva, a seconda delle categorie, gare di marcia, di velocità, di mezzo fondo e di lanci. Per la gara del pomeriggio è stato utilizzato il sistema di cronometraggio elettrico della FIDAL, della Federazione Italiana Cronometristi, che si è dipeso dalla bella giornata, che si è dipeso dal momento di forma degli atleti, va rimarcato il fatto che molti abbiano conseguito il loro personal best ed addirittura sono stati due a ottenere il personale che consentirà di poter partecipare ai campionati italiani. Nei 400 il traguardo è stato tagliato, è proprio il caso di dirlo, da due atleti della GAV, Alberto Giordano, che ha corso in 49 secondi e 34 centesimi, e Giorgio Isacco in 50 secondi e 36 centesimi. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori, degli atleti e del folto pubblico sulle tribune. Tuttonotizie.info per gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi, naturalmente vi lascio ai programmi della rete. Buon proseguimento.